28 me l'ha trovato. Indica la leadership. È il potere esercitato con sapienza. Quindi è un numero saggio. 28. Per il centenario. 100 anni dall'inizio della prima guerra mondiale. 100 anni dal giorno dell'attentato a Franz Ferdinand a Sarajevo. 100 anni dal giorno che ha cambiato la storia d'Europa. 100 anni dall'inizio. Ovvero il pretesto per l'inizio. Si poteva salvare la pace. Le cuciture che tenevano insieme il vecchio impero saltate. E da quelle cuciture è fuggito un fiume di sangue. Quando hanno cominciato a scavare le fosse per recuperare i resti dei soldati, si sono resi conto che su una fossa era cresciuto un pesco. Testimonianze di stupri, fucilazioni, sepolture di civili, uccisioni di bambini. No! Una. Rose. Ovvero Rosa Genoni. Rose. Così la chiameranno al congresso internazionale dell'AIA. Unica donna italiana. Seguono 3 giorni di dibattiti. Vengono escluse dal congresso tutte le iniziative mondane. Niente ricevimenti, niente concerti, niente spettacoli teatrali, soprattutto monologhi che non se ne può più per davvero. La guerra è un profondo danneggiamento del genere umano. È la perdita di noi stessi. Che palle starmene qui tutto il tempo, fino all'eternità! Lo so che è l'ora. E so anche che è tardi. Lasciatemi vivere del mio passato, che cerchi quel bacio mai dato in questo buco buio. Io ho bisogno di poesia! Le donne sono destinate a trasformare, nei loro fratelli uomini, il principio della forza nel principio della ragione. Si può raggiungere questo scopo con il lavoro dell'intelligenza sostenuto dall'amore. Jane Addams, la donna più famosa d'America, premio Nobel per la pace nel 1931. Colei che in qualche modo inventò il welfare americano, femminista, pacifista, internazionalista, lesbica e fine pensatrice. Siamo figli dell'epoca. L'epoca è politica. Tutte le mie, tue, nostre, vostre faccende notturne, diurne, sono faccende politiche. Che ti piaccia o no, i tuoi geni hanno un passato politico, la tua pelle è una sfumatura politica, i tuoi occhi un aspetto politico. Intanto la gente moriva, gli animali crepavano, le case bruciavano, i campi inselvati chivano, persino nelle epoche più remote e meno politiche. Cara madre, caro padre, cara. Ma almeno voi mi state ascoltando? Il Novecento si apre e si chiude.